Gli Orange di Caffè Verdi Youp si sono aggiudicati l'edizione 2015 di Un giorno da Leone, l'estenuante maratona calcettistica che domenica 19 luglio ha visto sfidarsi dal mattino sino a sera quasi 200 atleti divisi in 24 squadre, contemporaneamente nei due campetti e con temperature da capogiro. Diverse gare della fase finale poi sono terminate ai calci di rigore, il che ha giovato ancor di più sullo spettacolo e sull'imprevedibilità del torneo. In finale, contro gli amici dello sport, ristorante Il Cigno, il quintetto di Mr. Laman ha mostrato di avere più birra nelle gambe, aggiudicandosi la gara con il risultato di 3-2. Un giorno da Leone però non è stato solo calcio a 5 maschile ma anche femminile, con Un giorno da Leonessa. A trionfare sono state le Donna Sdella di Capitan Colavito e per bambini con Un giorno da Leoncino alla fine hanno avuto la meglio i piccoli della Don Bosco. Poi spazio alla magia dello street basket con il torneo vinto dai Grazianos e l'attesissima gara da 3 punti portata a casa dal sempreverde Massimo Mansueto. Nella Villa dei Cigni domenica erano presenti centinaia di persone anche per assistere e perché no partecipare alle lezioni gratuite di Zumba organizzate dalla palestra Boom o ai balli della scuola di danza Obsession Dance. Nel prato adiacente invece il centro studi Reishiki ha proposto lezioni di yoga, mentre il centro ludico Cucciolandi ha incantato i più piccini con giochi e colori. Tornando al torneo di calcio a 5 maschile, il premio Re Leone di miglior giocatore è andato a Miki Favale e quello di miglior giovane alla promessa Luigi Valenzano. Altri premi caratteristici sono stati assegnati ad atleti di diverse squadre, ma alla fine hanno vinto tutti, gli atleti, gli organizzatori e anche gli spettatori che hanno potuto trascorrere una giornata di sport e festa in totale relax. Sul finale la scena è stata rapita dai vincitori, insieme con l'ambito trofeo tra le mani, hanno festeggiato sino a notte inoltrata. Qui c'è spazio solo per il Champions.